La lista vanilla dovrei avere quasi tutto, credo. Esatto, no, c'ho tutto proprio. Bene. Ma no, dai, rimettila a posto. Baina Style. Allora, io in realtà non è che la conosca tantissimo come lista. So che ha due pezzi che sono giganti, che sono questa saga qua. E ovviamente Foundry. Questa è la lista che gioca il Toolcraft e lo Smith. E non gioca gli Old Dead Glitter, no, piano, no, c'è un errore. Old Dead Glitter va sempre messa. Tu puoi giocare tutte le liste che vuoi, ma almeno due o tre Old Dead Glitter vanno messe. Quindi non so chi ha fatto questa lista, ma no. 3 Portable All, non 4. Toolcraft possiamo diminuirlo, a me non fa impazzire. Voglio avere qualcosa di più aggressivo al posto di Toolcraft. Cioè, Toolcraft è aggressivo, ma non è artefatto. Non è artefatto. Probabilmente voglio giocare il 3x di questa. E cosa non gioca questa rispetto alle mie liste? Ah, cazzo, ma non gioca l'1-1? No, 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 ma che brutta lista. Ma perché non giocano l'1-1, ragazzi? Brutta face. Poi per stare sotto l'Urrus non giochi drop a 3, non peschi. No, 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 no. Se no, se io voglio sopravvivere a Maghi, ho bisogno di un pezzo fondamentale che si chiama Skirge. Vol Skirge. Perché non giocano il Vol Skirge? Cioè, Vol Skirge ha lifelink, lo fai di primo, eh. Non, Scroto, che comando? Non ho visto. Ma poi non sta giocando i ma non giocano neanche gli artefatti. Vabbè, perché non gli serve effettivamente. No, ma 4 Michiko sono pesanti. Foundry 4x pesantissima. No, non funziona, non funziona quello Scroto. Quante terre gioca? 21? No, 22. 22 mi sembra troppo. 21 e togliamo uno Smith, che non mi fa impazzire. Senza Foundry non vince, ma ne giochiamo 3. Ma 4 sono pesanti, ragazzi. Noi giochiamo. Dovete giocare molto più aggro, secondo me, se volete portare anche 4 Spike. Madonna, ma che brutta lista abbiamo trovato. No, a parte che voglio i miei ornitotteri fighi. Grazie. Grazie. Pianure base, posso anche accettarlo. Questo fa uno 0-2 che sta bene con Foundry. Ma io farei così. Se vogliamo giocare 4 Foundry, facciamo così. Creature quante sono? 17. Ma forse anche così, in realtà. Se vogliamo proprio essere cattivi e aggressivi. Proviamo, dai. Boros, Affo, Baina. Quella lista è basata su Foundry, ma ho capito, però è Dark. Cioè, va bene prendere una lista che si basa su una strategia, no? Però noi dobbiamo pensare anche a questo meta. Cioè, in questo meta, io l'abbiamo rimesso comunque il 4x. In questo meta a me non piace avere il 4x di questo. Cioè, contro maghi perde sempre se fai questo di primo. Se invece di primo fai Esper Sentinel, Ornitottero e Volskirge, contro maghi puoi avere una partenza, no? Capito? E poi perché giocare questo, che non è artefatto, con questo? No, sapete cosa? A me io lo tolgo, quello lo so che fa male, ma io voglio degli artefatti, io voglio proprio. Cioè, i Mauser che hanno lifelink sono più forti di quel pezzo lì. Perché stanno bene anche con questa saga qua. No, non mi piace quel pezzo lì, io voglio giocarla così. Io lo voglio giocare così. Lo so che picchia forte, Dark, ma io voglio sopravvivere al formato, non voglio vincere per forza. Perché il mazzo è forte, io voglio sopravvivere al formato. E a me non mi convince la lista come l'avevano fatta loro. Cioè, perché non giocare gli Old Dead Glitter? Cioè, gli Old Dead Glitter a turno 2 sono fortissimi. Proviamo così, vediamo, vediamo. Scroto mi ha scritto una cosa. Se ti serve una mano in futuro, per quanto riguarda i comandi bot, eccetera, potete darti una mano forse. Devo fare qualche ricerca, ma spero che la mia quasi laurea in ingegneria informatica mi possa aiutare. Beh, Scroto, direi di sì, grazie mille.
Direi di sì, grazie mille. Proviamo, proviamo, ragazzi. Magari mi sbaglio. Magari serve. Ho capito. Ma Dark, capiscimi, se troviamo movie control è meglio chiudere prima di turno 3, prima che ci faccia una vratta. E l'unico modo che abbiamo per farlo è di sbordare in modo aggressivo nei primi turni, per esempio, no? Poi magari avete ragione voi e io sto dicendo delle cazzate, però a me piace di più una strategia che ruba la partita nei primi turni. Se devo giocare artefatti ora, probabilmente mi piace di più quella. Poi vediamo, magari davvero ho detto delle cazzate, eh? Magari ho detto delle cazzate. Sapete che non sono uno che si intestardisce su quello che pensa. Anzi, tutto il contrario. A parte due cose. Teferi è una merda e il 3-3 Flash Gorger fa schifo rispetto a Trespasser. Della combo con Asser, Rake. Non so cosa sia Androsida. Però, voglio dire, questa mano è 10.000 volte più brutta di tutto quello che potevo trovare, no? Cioè, già il fatto che giochiamo le Darksteel e mi fanno restare fuori questa, perché questa la devo fare rossa, non c'è niente da fare. Se voglio fare questa devo farle rosse. Eh sì, devo farla rossa per forza. Vai. No, Lordr, ma come? Ma come? No, Lordr. Che tra l'altro sei Emanuele, perché sennò pronuncio male Lordr. Perché ho anche la R moscia. Sì, vabbè, ci sta. Sì, Flash Gorger è più forte di Teferi. Sono d'accordo su quello, Dark. Sono d'accordo. Ma no, ma Flash Gorger ha i suoi momenti in cui è forte. Perché è fastidioso il fatto che abbia minacciare. Ma in curva a tre mana, soprattutto perché richiede due mana neri, io penso di voler fare sempre Trespasser, ragazzi. Finché esiste farò Trespasser. Poi quando roterà, e non so se uscirà Trespasser e non Flash Gorger, non mi ricordo la rotazione ora, probabilmente Flash Gorger avrà senso. Rispetto a Trespasser. Oppo sta facendo andare le Clessidre. Sta facendo andare le Clessidre, pensa a te. Ah, comunque, per chi me l'ha chiesto, ragazzi, domani, sì, domani è il 3, esce su YouTube la puntata dove parliamo dei Golden Pack. Abbiamo trovato V-Control subito. E non abbiamo il mana bianco, mannaggia. Non abbiamo il mana bianco. È un grossissimo problema. Senza il mana bianco non si vince. Vedi l'Hormone. Allora, ecco, allora Flash Gorge sarà il sostituto naturale se il meta non si stravolgerà completamente. Domani è il 2? Scusate, tra due giorni allora. Sì, domani è il 2, oggi è il primo dicembre. Infatti sono andato a sbarbarmi, come ogni primo dicembre. È vero, il tempo è diventato vorace di se stesso. Vorace di se stesso. Comunque, avendo reinstallato, per ora il problema sembra risolto, ragazzi. Quindi grazie a chi me l'ha consigliato ieri. Probabilmente era davvero il problema del pet. Se qui top deckassimo l'anda bianca, avremmo la possibilità, se lui fa counter, se lui fa vrata il prossimo turno, quantomeno di pescare una carta. Però cazzarola, difficile. Qui lo possiamo menare per 4 grazie alla saga, ma non facciamo più niente poi, mannaggia. Cioè, a parte rifare una saga che comunque patisce. Oh, ma Tichi Ango Onku va sempre a far scorrere una Clessidra? Ah, è fermo lui! Povero! Povero, lui è fermo. Terra, per favore. No, voglio fare submit zero. Ah, devo targetare per forza? Vabbè, uguale. In terra non è arrivata, però facciamo Ornitoptero. Questo. Sì. Se lui è fermo, nonostante la nostra sfiga, possiamo quasi rubarla. Ecco, qui Foundry avrebbe fatto la differenza, però non l'abbiamo pescata. Beh, ma secondo me lui è andato via, ragazzi, eh? Secondo me lui è andato via e ce l'ha regalata. Si sarà incazzato. Tanto gioca a Tempio. Quindi lista spicy per Oppo. Allora, in realtà lista spicy. Parliamo di quei templi lì, perché ho avuto questa discussione anni fa, in Modern, quando la gente ipotizzava se metterne dentro almeno uno o due per in certi mazzi control. Allora, sono evidentemente lenti, però io voglio chiedere a voi, chat, ma
in certi mazzi da historic è vero che se li pescate dopo fanno schifo perché non possono servire. In realtà non è proprio vero. Cioè, ci sono momenti in cui fare terra tappata fa schifo in questo gioco e i templi purtroppo ci cadono dentro tante volte. Però scusate, ma di primo fare terra tappata che ti aggiusta la pescata, o ancora meglio, il late game, fare una terra tappata che ti aggiusta la prossima pescata, non è forte. Cioè, secondo me ci sono dei mazzi in costruito che ne farebbero un uso perfetto. Boh, non so, a me i templi hanno sempre suggerito giocate che però, boh, a quanto pare non hanno mai preso piede, quindi forse sbaglio. Tutte e due, Typhoon, tutte e due. Questo si chiama NTG Arena Player, pensa a te. E questo è un keep. Questa è una mano fortissima. Questa è la mano de Dios. Vai. Vediamo cos'è NTG Arena Players. Player, senza la S. Scartino? Se mi fai scartino devo appoggiare probabilmente Spike perché tu mi toglierai Yotia. Ah, fai Esper Sentinella. Esper Sentinella... devo farti removal, ma tu peschi comunque, no? Quindi... sti cazzi. Peschi una carta, dai. Sì. Vai. Quindi Hordes of Control. Allora, in historic specie best of one, aggiustare la pescata è una delle cose più forti che puoi fare. In best of one, però, fare terra tappata di primo non è quasi mai bello, salvo che tu non stia giocando un control, effettivamente. Quindi ci può stare. Beh, ci togli Michiko 100-100. Michiko 100-100. Oppo, Michiko. Perché non togli Michiko? Togli Michiko. Vabbè. Sta leggendo, forse. Aspettiamo. NTG Arena Player sta scegliendo la giocata che secondo lui è più corretta. Ha tolto Spike? Hai removal allora. Ah, ne hai un'altra, va bene. Va bene, adesso mi togli Michiko. Va bene. Bel turno però, devo dire. Si è fatto male in realtà, perché sono comunque 4 danni questi. In Story Brawl dipende dal tipo di mazzo che hai. Beh, però in teoria finché Brawl rimane così, tutte le due alle giochi, no? Typhoon. Io penso che comunque l'uno per arrivi. Ma perché ci hai lasciato Michiko? Sono successe cose strane. Allora, io qui voglio fare removal sulla Sentinel. Quindi in realtà di fargli targetare un 4-4 non ne ho voglia. Possiamo non attivare Foundry. Perché tanto devo tappare, no? Ah no! No, no, no! Perché posso tappare Foundry stessa. Posso tappare Foundry stessa. Esatto. Vabbè, a parte il fatto che abbiamo anche pescato. Tappo uno. Faccio un danno. Facciamo Michiko, perché lui ci ha fatto il regalo di lasciarcela. Grazie, devo dire. Al mio amico Oppo. Grazie al mio amico Oppo che ce l'ha lasciata. Gli facciamo un bel dannone qui. Vai. Oppo a 5. Deve fare mass removal ora. Se non le toglie entrambe ci muore, quindi... boh. Ringraziamo l'amico Oppo. Gli diciamo tutti grazie a questo amico Oppo. Ok, grazie. GG. E siamo a busta già, eh. Siamo già a busta. Bene. Siamo già a busta. Dicevo, Typhoon, in Historic Brawl però mancando le dual, secondo me giochi tutte quelle che hai. Quindi un tempio dovrebbe esserci sempre, no? In qualsiasi mazzo. O è un formato così greedy, secondo te, da tenere tutte le basiche? Secondo me no. Personalmente non ti piace, non ci sta, ci sta. Contro Untranslate. Bella. Bella manina questa.
Una bella mania di Magic. Peccato essere sulla draw, quindi se lui fa terra scartino ci toglie la Foundry. Però non è una brutta terra, una brutta carta. E una brutta mano. Lui però potrebbe essere combo. Se è combo siamo morti. Se è combo siamo già morti. Se è combo siamo già morti. Oppo non sa chiaramente leggere le saghe. Esatto, esatto. Secondo me se lui è combo siamo già morti. Non è combo, è Tony. Va bene, grazie. Grazie. Merfolk è forte adesso, quindi e io che dico che Merfolk è forte, incredibile. Quindi non so. Però in realtà potremmo fargli una removal a turno noi, ma qui facciamo Totterino per fare i 4-4, quindi in realtà gliele facciamo le removal a turno lo stesso se lui non ha un counter. Sicuramente noi siamo più aggressivi di lui. Lui viene salvato solo se trova una company forte, forte, forte. Ha quittato male prima, sì, sì. Kumena l'hai fatta? Dici, Typhoon? Che cosa fa quest'uomo? C'hai la spell che mi toglie... Che cazzo fa? Perché attacca con un 2-1? Mi countera l'abilità, mi fa due danni? Cosa sta facendo? Ah, e quindi rimani tappato fuori per farmi due danni? Ah, Oppo, sei forte. Sei forte, sì. Non so se farlo. Io poi posso toglierne un'altra. E qui vorrei fare questo. Sì, lo posso fare in realtà. Lo posso fare. Tac. Poi questa. Su questa. Questa. Vai. Abbiamo ancora un 4-4. Vai. Ma sì, ci sta Typhoon, sono d'accordo, cioè hai fatto un'analisi corretta. Binance, sali e leggi il messaggio del povero Lord, ti ha chiesto la lista 5 elfi. Davvero, grazie Scroto intanto. GG intanto, cioè l'abbiamo vinta mentre stavo facendo altro. Ok, Lord, dove me l'hai chiesta? Scusa Luca, una cortesia, mi dicevi che la lista 5 su YouTube io non la trovo da qualche parte quella corretta, ma allora, no, aspetta Lord, scusa, grazie Scroto intanto, la lista è corretta, devi semplicemente cambiare i 4 lord. È tutto lì, è tutto lì. È quello lì l'errore. Devi semplicemente switchare i 2 lord e basta. Il resto va che è una meraviglia. Ma che disturbo. Ma ragazzi, ma figurate, ma tra l'altro siete sub. Ragazzi, ma no, non esiste il disturbo qui. Su questo canale non esiste, a meno che siate molesti. Se siete molesti è un altro discorso. Se dite delle cazzate, delle troiate, delle cose cattive. Ma finché siete dei supporter e state qui, mi fate compagnia tutti i giorni, non esiste il scusa il disturbo. No, non sono fatto così io, no. Buongiorno Aster, ti sei perso un 7 in standard prima. Con la lista che ho montato. E questo è un keep. Questa è bella. Questa è bella. Lui sta malligando a cannone, quindi sarà Dragonstorm. Può essere o è Dragonstorm o è combo. Un 7 con Grixis, esatto. Dici Charbelcher? No, è terra bianca. Ma è Gain Life? Ma come ha malligato quest'uomo? Aspetta, ma se lui è Gain Life... Conviene... No, conviene comunque fare questa. No. Conviene comunque fare questa, perché lui adesso può fare pezzo, che diventa un 2-2... E io poi posso fare all e removal base. A posto. Possiamo fare così, guardate. Lui è combo, però. Lui è combo. Sto
pensando se fare removal di questo in realtà, però no, facciamo questa, dai. Facciamo comunque questa. Vai. Era meglio partire di all allora, sì, era meglio partire di all. Anche in keeper possiamo già risolverlo, però. A posto. Minchia, che top deck, Luca. Questa ci vorrebbe la chiamata di Utopia. Minchia, che top deck. Vai. Così possiamo fare anche removal. Quindi lui è combo. Se fa company adesso può già metterci in difficoltà, in realtà. Però un pezzo con uno di forza possiamo spararlo. Va bene, vediamo cosa trovi. Vediamo cosa trovi. Ok, quello lo spariamo. Siamo tutti contenti. Tappiamo i due portabolore e spariamo. Puffete. Foundry, Michiko? No, questa. Poi facciamo Michiko. GG dice addirittura. Ha una Wincon in mano lui. Avrà un'altra company? Vediamo se ha un'altra company. Terra. Voice. Ma se trovo terra in cima sono lethal. No, non faccio niente. No, invece sì, posso farlo removal. Non è vero, non ce l'ho removal. L'ha già triggerato. Questo diventa un 4. No, ha senso non spaccarselo qua. Ha senso. Mio turno. Non ne sei terra, mannaggia. Però sei un artefatto in più. Sei un artefatto in più, quindi in teoria dovrebbe essere sufficiente. Artefatto in più. Michiko. Sa di aver perso, dici Dark. Non lo so. A lui basta il niente, eh. Cioè basta veramente una company per dirci ciaone. E invece no, ciaone a lui. E siamo a 4. Buono. Buono. Molto molto bene direi oggi, eh. Molto molto bene. È vero, Dark. Avanti. Ciao, Bitta! Come stai? Com'è in quel di Roma? Qui c'è un tempo de merda in Padania. C'è un tempo uggioso, fa freddo, c'è una bora fredda che soffia. Tu che è tutto brutto, come si sta invece giù? Mulligan a 5 gli risolvi la borda. Oppo sono... Sì, sicuramente. Sicuramente. Mulligan a 5, tra l'altro, vuol dire che non aveva terre o che aveva tutti i drop grandi. Comunque, cioè, ha tenuto una mano... Gain life, terra company, eh. Non male. Contro Peonello. Maghi? Tu sei Maghi, io ho questa mano, io la tengo. Sarebbe stato meglio un Old Glitter qua, ma questa la tengo. Qui oggi sole, beati voi. Beati voi. Bella Roma, mamma mia, vorrei tornarci. Bella, bella. Va bene. E uno. Comunque freddino. E due forse, dipende cosa fa con un mana. Sì, secondo me è comunque E due. Magari non ha più niente lui poi. Perfetto, così possiamo appoggiare lui. Comunque Baina, se vuoi provare un mazzo mono nero davvero sbagliato in Historic Brawl, ti consiglio Davriel. Grazie mille. Appena posso lo farò. Adesso lui deve fare removal sul Volskirge. Ah, minchia, triplo sul Skarmage. Oppo molto molto forte, devo dire. Oppo veramente strong. Combat. Maghi era il motivo dei 4 hole, esatto. Vai. Vediamo cosa fa. Ha fatto l'unica spell che non doveva fare, mannaggia. Perché adesso... potremmo in realtà tradare Mauser se lui non ha removal a 1 su uno Skirge.
Poi ripartiamo piano piano con questa, che comunque qualcosa fa. Ottimo, ottimo. Vuol dire che attacchi o paro, eh? Grazie, Oppo. Sei gentile. All that glitter, per favore, in cima. No. Però Darksteel. Farò un combat, credo. Tanto tu fai un tottero, no? Ah no, fai un servo tu. Ok, combat. Voglio guadagnare tre vite importanti e due carte in mano tu. Vai. Dobbiamo trovare un Old Dead Glitter prima che lui ce li faccia fuori entrambi. Se la troviamo, vinciamo. Qui lui poteva addirittura aggiungersi Giganta se non ha più benzina in mano. Ha fatto tante spell comunque, eh. Ha fatto tante spell. Balmor, ok. Poi. Lui ha apparecchiato, come si suol dire, no? Qui ci fa un danno. E Balmor ci impedisce di attaccare con gli Skirge. Removal su Skirge. Per menarci fortissimo. Vediamo. Beh, hai removal 100-100. Interessante. Interessante, ragazzi, quello che ha fatto Oppo. Ah, tu sei forte qui perché ci puoi andare a trovare una solution. Tipo. 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 Combat. Vediamo se ha una spell. Non ce l'ha. Siamo a 20. Vai. Possiamo rifare Mauser se entra questo. Discharge, cattivissima, l'hai fatta. Non so quanti danni ci fa. Questo turno ce ne fa tanti, sicuro. Ce ne fa tanti, sicuro. Però magari si dimentica che noi possiamo mettere dentro un artefatto e gli mangiamo con lo Smith il 3-3. Se non ha spell, ragazzi, devo farlo per forza, dai. Tanto i volanti non li gestisco. Proviamo. Avrà sicuro una spell. Sicuro. Quindi mi togli doppio pezzo, perdi pezzo, mi fai 6. Fai 11 danni. Ok. Mannaggia. Ah, tu sicuramente. Tu sicuramente. Tu. Andiamo a 7. Così. Ok. Vai. Top deck a terra, per favore, Oppo. Bravissimo. Bravissimo. Vediamo, magari non è una terra, eh? Ok, può essere una terra. Facciamo così, per avere i volanti. Vediamo se fa removal sull'Urrus. No, ottimo. Top deck fenomenale per togliere Balmor. Questa. Questo. Lo facciamo il turno dopo, però. No, non facciamolo adesso. So che rischiamo andando giù di botte, ma abbiamo l'Urrus che ci ridà vite poi. Vai. Olè. Tutto. Tutto ha preso l'Oppo, grazie. Vai. Vediamo cosa sono quelle due spell che hai in mano. Terra, Giganta, vinta. Va bene, grazie, Oppo. Molto, molto gentile. E siamo a premio. E siamo a premio. Anche Peonello e i suoi maghi sono stati abbattuti. 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 Avanti. Non abbiamo fatto il sondaggio su questo, mannaggia. Vabbè.
Lo rifaremo. Abbattuti anche i maghi. Molto chill questa musica, molto bella, devo dire, mi piace. È tranquilla, è nella modalità in cui sono io oggi, calmo, riflessivo, tranquillo. Davvero, Nico, a me non lo fa. A me si blocca male contro qualsiasi pezzo che faccia Shivoldred. Grande Androsida! Come hai goduto? Quanto hai goduto da 1 a 20? Allora, questa mano non è bellissima. Perché lui è maghi. Quindi se siete d'accordo, io questa la mallico solitamente contro maghi. Non è la mano che mi piace contro maghi. Grande Dark. Oh, però opponent non c'è. Ok, Veggio c'è, mallico. È peggio, però non posso maligare ancora. Vabbè, questa la perdiamo, dai. Questa la perdiamo. La perdiamo, lo accettiamo e via. Questa non abbiamo possibilità. Forse con questa adesso qualcosina, però. Dipende quante removal ha di secondo. Se non fa removal di secondo, io la faccio entrare a 2, tappo 2 pezzi, gli spacco pezzo. Se non, però il problema è se fa un ok, un symmetry, ok. Fai removal. Se fa removal siamo morti. Vabbè, ok. Allora dobbiamo ragionare qui. Lui c'ha solo 2 carte in mano in realtà, che gli bastano. Conosco maghi molto bene. Probabilmente devo fare questo qui. Attaccare, riprendere una vita. Vai. Se pescassimo il Dead Glitter la ribaltiamo, perché la mettiamo sul Mauser quando lui si tappa fuori. Il problema è che noi non l'abbiamo ancora pescata. Siamo partiti troppo indietro rispetto a lui. Sox! Grazie mille per il Prime! Grazie di cuore, Sox! Grazie, grazie ragazzi. Mamma, ma quanti siete? Ma quanti siete? 6-3, 2-3... li devo prendere per forza. Grazie ragazzi, siete fantastici tutti quanti, dal primo all'ultimo. Oh, attenzione, però lui potrebbe avere... Vabbè, ma se non si rischia nella vita... Adesso vi leggo comunque chi ha scritto prima. Se non si rischia nella vita... Vai. Lui può vincere lo stesso, perché c'ha il più 3 più 0. Grazie mille, Sox. Grazie davvero di cuore. Grazie, grazie, grazie. Siete tantissimi. Arcanista rapido, no... ci uccide, ma non so se ce l'ha in mano. Ce l'ha, siamo morti. Mannaggia la miseria, ho dovuto fare una call e mi sono perso la fine dell'evento, ma a giudicare dai punti canale non ha deluso le mie aspettative, signor Luca. Chiudo 6 o 7? 7. 7-2, grazie, Morgul. Moriamo perché ci fa removal e... No, però non è lethal. Mi mancano 2 danni, no? 5, 4, 3. No, un danno. No, 2, va giusto. Attenzione. Allora, come la vinciamo qui? Non la vinciamo. Questa è intratappata. Qui mi servono 2 mana. Quindi così. Così. Diventa un 4-4 fino alla fine del turno. Quindi di base sono più danni, no? Eh sì. Eh sì. Eh sì. Quanti sono? 10? Guarda che se non ha... no, ma 9 danni non bastano. Non basteranno mai. Perché lui flashbacka questa. E poi la ricasta l'altra con. Quindi non basta, siamo morti. Mannaggia! Mannaggia. Mannaggia. Mannaggia.
Grazie a te, a causa del lavoro ti seguo principalmente su YouTube, ma stamattina che ti ho beccato in live ti mando la sub. Grazie Sox, grazie mille davvero di cuore. Grazie davvero, ragazzi. Io il 7 dicembre ho il Prime, grande Ita, grazie. Attenzione, Oppo però ha sbagliato, era l'Ita lui, ragazzi. Ha sbagliato Oppo. E vabbè, se Oppo sbaglia, è giusto che sbagli. No, no, forse vince lo stesso, perché da 3 e 3 da una parte e 3 dall'altra. No, ce la fa lo stesso, va bene, ce l'ha fatta lo stesso. E ha risparmiato una vita importante e si è tenuto 2 in blocco. Non ho capito cos'è successo, ma siamo vivi. Giuro che non ho capito che cos'è accaduto, ma siamo vivi. Vabbè, ha vinto comunque, perché noi adesso non ci riprendiamo più. Dobbiamo attaccare per forza. Ah, per lui perde pezzo però, e noi abbiamo blocco. No, ci ammazza lo stesso. Però è successa una cosa stranissima. Vai. No, se vinciamo è incredibile. A posto, ha vinto. Ha vinto, adesso ha vinto, perché fa troppe spell. Ha troppe spell adesso. No, vabbè, il signor Oppo ce la stava per regalare, effettivamente. Stranissimo, ma ce la stava per regalare. Comunque, con il buon Sox che è arrivato, sapete quante sub siamo? Complessive, che non sono ancora scalate con dicembre? 108. Madonna. Madonna. Oppo, adesso attacchi, dai il più 3 più 0 e vinci. È andata alla grande, sì, ragazzi, mamma mia. Mamma mia. Lo dai sul trampol, vero? Lui è rapido. Ah, lui può già attaccare. Sì, ha vinto. Ok. Ce l'ha fatta lo stesso il signor Oppo. Bravo, signor Oppo. Bravo, bravo, bravo. Siamo 5-1, ragazzi. Abbiamo appena perso la prima. Avanti tutta. Perché la live sta andando quasi a finire, quindi finito questo evento direi che ci possiamo salutare, ragazzi. Ci vediamo domani. Domani è domani è venerdì, domani pomeriggio. È vero, Pluto. È proprio vero. Grazie. È proprio vero. No, Typhoon, che peccato. Vabbè, recuperi il VOD, dai. Contro Misha. Anche, o sul tubo, certo. Questo è un keep. Hello, Misha. Ma Misha sarà... Non sarà il ragazzo di Gamesource? Ah, può essere. È un disegnatore... Se è lui, è un bravissimo artworker, tra l'altro. Chissà se è lui davvero. E però gioca Ubi Control, mi sa, eh. E se gioco V-Control siamo morti male. Ah, però gioca l'altro V-Control. Gioca l'altro V-Control. Quindi non è contento che io qua gli faccia... Ah, no. Non posso farglielo adesso. Devo farglielo il turno dopo. Perché sennò me lo countera, no? Sì, sennò me lo counteri. Lui è turno 3 a 5 mana, sì. Proviamo a fare così, ma mi sa che moriremo. Prossimo turno devo fare terra stappata per fare portable all su Steel Proctor. Metti che lui non ha ancora il Lotus Field. Ok. Ah. Allora i Vrat in mano. Vediamo. Ottimo. Vai, Misha. Pesca, probabilmente. Non pesca. Non mi ha rubato pezzo neanche. Non ha counterato. Avrà vratta 100-100. Ecco perché. Niente, abbiamo perso, dai. Contro UV Control che fa così è difficile gestire. Anche se effettivamente possiamo fare questo into questo adesso.
Vai. È il bambino del meme di Dark Souls. Dopo quell'esperienza drammatica ha deciso di giocare solo Control. Delagia tempo strega? Delagia tempo strega? Vuol dire che... Ah, perché non aveva terra? Ok. Strano però, Delagia tempo strega. Lui avrà un'altra vratta 100-100. 100-100, lo so. Però non voglio rischiare di speccare All That Glitter. Perché non l'ha tolto? Perché non l'ha tolto? Perché non l'ha tolto, ragazzi? Perché non l'ha tolto? Eh no, ho pagato 2 mana in più apposta. Perché non l'ha tolto? Ho pagato 2, sì, Dark. E perché? No, ma è stato un errore? L'ho pagato 2 mana, guardate, sono sicuro. Adesso lo rifaccio. Voglio vedere se... Vabbè, se me la countano non possiamo saperlo, ma... Io li ho pagati. Ah, no, ho capito. No, ho capito. Cazzo. L'ingegno Smith. Ho pagato quello di Smith invece che di... Ah, ho capito. Scusate, ho capito. Adesso ho sbagliato ancora, dai, GG, basta. Quando sbaglio così... Sì, ho pagato Smith, scusate. No, basta, GG per lui, via. Quando si sbaglia così, via. Ho sbagliato anche adesso, tra l'altro. Ma tanto era già persa, con Teferi lì non la gestivamo più. Scusate, scusate. Speriamo di fare almeno 6, dai. Vabbè, 5 già, un risultatone. Sì, ho pagato lo Smith che mi ha triggerato davanti. Mannaggia, ad Arena che te li mette in pila dove ho la chat, mannaggia. Kairos. Contro Kairos ho già giocato più di una volta. E beh, questa è la Kippy. Non Kippy questa, non Kippy niente. No, ho le Secret Founder brutte, mannaggia. Non ho messo quelle belle. Sai come mai non me le mette di default quelle belle? Prima lo faceva. Quando importo i mazzi invece no. Peccato per Serena Scale di qualche giorno fa, mi stavo facendo emozionare. Il mio tipo di meccanica preferita, quella di sversare kill di più uno più uno. Ragazzi, purtroppo siamo in mirror. Purtroppo quello è fragile. È fragile. Togliamo Foundry. Purtroppo quello è fragile. Lui fa il 4-4. In teoria, essendo partito lui di primo con questa combinazione, dovrebbe essere avanti rispetto a noi. Molto difficile che lo gestiamo ora lui. Vai. Molto, molto difficile. Ma le gemme le scontano mai? Sì, ma di pochissimo. Di pochissimo, ragazzi. Lui è mono white, tra l'altro. Almeno sembra. Magari non sta trovando il rosso. Però potrebbe essere mono white. Anch'io ho giocato una lista mono white una volta. Non è male. Non è male, no. Vai. Che brutto tradare un 4-4 su un 4-4. Mamma mia, a posto. Vabbè, lo fa sul mio portable hall, spero. Ok. In realtà non è una grande mossa adesso, è Oppo. Non hai più i totteri. Se non fai terra. Prendo 4. Prendo 4. Non posso. No, posso, sì. Secondo me non ha senso prendere 4. Cioè, parare qua. Per fare il 4-4. Perfetto. Speriamo non abbia un'altra removal. Se non ce l'ha, la vinciamo così. Se ce l'ha, ha vinto lui. Ma se non ce l'ha, quel 6-6, che poi prende anche Michiko, è devastante. Vediamo se ha Saga. Saga non gli basta, perché ne ha 4 di artefatti. In euro no, in euro non le hanno. Beh, abbiamo un blocco.
Abbiamo un buon blocco. O prendo 8 danni. No, troppo rischioso. Un mana open. Blocchiamo, sacrifichiamo e via. Dai, non removal, Michiko lì vinta. Ottimo, ottimo, ottimo. Capite la differenza di giocare i Bolskirge, ragazzi? Qual è? Questa. È proprio questa. Vai. Adesso lui deve mettere per forza giù il pezzo che blocca volando. Se non fa removal. Ok. Ciao Nico. Vai, vai tranquillo. Domani vedrai che va meglio, sicuro. Sicuro. Grazie, una bellissima parola come hai detto, una bellissima cosa, davvero. Devi attaccare anche col 10-10, Oppo. Sono 11 danni, Oppo, ho vinto. Non blocco, Oppo. Sono 21 danni, sto a 25. Ho un volante che te ne fa 8. Ho Michiko che può andare su un altro pezzo. Dimmi tu che cosa ti ha suggerito di attaccare con doppio pezzo qui. Eh già. Ciao, Dime. Dimmi, arrivi in chiusura, mannaggia. Buongiorno. Ciao, Nico. Alla prossima. Hai sbagliato, Oppo. Hai sbagliato. E siamo a 6. Vediamo se chiudiamo con un 6 o con un 7, insomma. Vediamo un po'. Rara? Grazie. Grazie. Vai. Ultima. Grazie mille per il follow a Maca de Dolly. Maca de Dolly, if you are from a foreign country, you are welcome here in this Italian streaming. Or, se sei italiano, ciao, benvenuto. Boros regala soddisfazione, sì, abbastanza. Primo fatto 7 in standard, tortellino. Bravo, bravo. Italiano, grande, Maca, grande. Io devo essere preparato a tutto. Buongiorno, buongiorno, Maca. Keep. Questa è una buona mano. Sperando che lui non sia maghi senza giganta. Combo? Potrebbe essere combo. Quindi qui è terra... indifferente, in realtà. Forse faccio terra rossa per ricordarmi che devo fare terra rossa per forza, poi. Perché qua, tanto qua è... questo into questo. Ciao, ciao, Gaddo, ciao. Vai. Vediamo se è gain life. Se è gain life mi sa che sparo subito un pezzo, sai. Tipo l'1-1 che dà vite. Era meglio un altro 1-1 che dava vite. Però sì, mi sa che lo spariamo. Oddio. Ma in realtà qui posso fare combat e vedere cosa fa. Perché con doppia foundry e un archbound lì, questo Jotian che mi fa il pezzo mi piace. Vai. L'importante è che gli togliamo il life gainer quando lui può fare company. Preferisco molto di più Azorius, ragazzi. Ma proprio senza ombra di dubbio. Mi togli la saga, vero? Non mi togli foundry, mi togli la saga. Va bene. Ok, come vuoi. Come vuoi. Non sono d'accordo su questa tua mossa. Ma proprio per niente. Sì, tappo uno, ti spacco il lifelinker. Uff. Così company ti deve trovare un pezzo in più. Questa. 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 Combat. Vai. Avanti tutta. No, Azorius mi piace di più, ragazzi, perché c'è la counterspell. La counterspell è fondamentale. Lui qui ha se ha company vince, se non ce l'ha, boh. Se non ce l'ha, rischiamo di rubare un 7. Ok, buono. Molto bene. Molto, molto bene. Andiamo, facciamo diventare un 4-4 il Mauser. A posto, vinta. Proprio vinta male, tra l'altro, così.
Perché gli facciamo così. Togliamo la Sarra. Combat. Vai. Devi bloccare per forza. Allora, Oppo può fare una company che gli ribalta forse la partita, però io che poi ho 5 pezzi on board, per lui secondo me è finita. Cioè, a meno che abbia Vratta, che comunque noi ripartiamo anche se fa Vratta, perché abbiamo Foundry. Dice GG. Dice GG, vediamo. GG. Ragazzi, questa live è stata 7-2-7-2. Non mi sembra male. Non mi sembra male una live 7-2-7-2. È stata una mattinata produttiva, ho fatto 6 buste che i giocatori che ladderano fanno in un mese di gioco, se arrivano i mitici in quanto? Vediamo un po', cazzeggiando, anche parlando, in 2 ore 10. Non sembra male, no, non sembra male, devo dire, sono sempre più convinto che la ladder abbia una importanza fondamentale per chi gioca arena, sì sì, eh sì. Per chi se lo stesse chiedendo, sono chiaramente ironico. La ladder non ha senso di esistere. Così. Voilà! 3 buste per Tortellino che dovrà sbustare, altre 500 gemme, un altro playing points. Si vola. Si vola. E niente, siamo in chiusura, ragazzi. Con questa bella schermata direi che possiamo permetterci anche di chiudere. Non ho idea di cosa sia la ladder, grande scroto. Ragazzi, io... vi ringrazio, mannaggia, mi hai appena distrutto. Purtroppo devo comprare un po' di terre doppie. Sono curioso di rivedere i commenti quando ricaricherai le live su YouTube. Ehi tu, Ergandolfo? Non ho commentato male, ero troppo avanti sulla partita. Quindi non ho commentato, non hai giocato male, ecco. Sei stato bravo, non potevi fare altro lì. Non potevi fare altro. La ladder ha senso fino al Platinum, sono d'accordo. Sono d'accordo, quello sì. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo, ringrazio i sub, siamo a più di 108 sub, quindi incredibile, veramente, grazie di cuore. Ringrazio i follower, quelli nuovi che sono arrivati, che magari mi hanno scoperto o mi hanno aggiunto solo mentre quest'oggi, grazie a voi di essere stati qui, thank you very much for the new followers, and grazie mille ragazzi a tutti voi che avete fatto compagnia. Anche chi sta lavorando, ha lurcato, siete veramente tutti fantastici. Facciamo il raid finale, andiamo dal buon Andrea, ho visto prima che stava streamando, andiamo da lui. E ragazzi, come al solito, cioè io non pensavo di poter avere una community così bella. Così bella, punto. Quindi, ora mi subi, va bene. E Gandolfo, mi devi ricordare, lo farò la prossima volta. Ragazzi, grazie mille di cuore. Ci vediamo domani pomeriggio. Ciao ragazzi, un abbraccione, buon lavoro, buona giornata come sempre, grazie di cuore. Ciao!